che c'è? The Nun, la vocazione del male, ha fatto il suo ingresso nelle sale italiane ed è, senza ombra di dubbio, l'horror del momento. Il film si inserisce in un contesto più ampio e si può benissimo definire l'ultimo tassello di un terrificante mosaico iniziato nel 2013 con l'evocazione The Conjuring. Il film diretto da James Wan, incentrato sulle avventure paranormali dei coniugi Ed e Lorraine Warren, ha dato vita ad un universo cinematografico condiviso. Per intenderci, da un lato abbiamo il DC Extended Universe e il Marvel Cinematic Universe, che racchiudono i principali cinecomic arrivati sul grande schermo negli ultimi anni. Dall'altro abbiamo il Conjuring Universe, che comprende al momento 5 film. L'evocazione, The Conjuring, ha dato vita a uno spin-off, Annabelle, incentrato sulla storia della reale bambola posseduta presente nella stanza museo di Ed e Lorraine Warren. Uno spin-off che ha dato il via ad una sottosaga che comprende anche Annabelle Creation. Il secondo capitolo della saga The Conjuring, il caso Enfield, ha dato vita ad un altro spin-off, incentrato su Valak, il demone suora che tormenta Ed e Lorraine Warren. Il film in questione è appunto The Nun, la vocazione del male. Ha appena fatto il suo ingresso nelle sale italiane ed è a sua volta un prequel. Sì, lo so, sembra incasinatissimo, ma in realtà è molto semplice. Cronologicamente i film si collocano così. The Nun, ambientato nel 1952. Annabelle Creation, ambientato nel 1955. Annabelle, ambientato nel 1970. The Conjuring, ambientato nel 1971. E The Conjuring 2, ambientato nel 1977. The Nun, quindi, apre un ideale percorso che ha raggiunto il suo culmine nel 2016, facendoci conoscere la storia di Valak, il demone che ha tormentato i coniugi Warren, manifestandosi sotto le sembianze di una suora particolarmente inquietante. Detto questo, di cosa parla il film? Ci troviamo in Romania. Una giovane suora di clausura si è tolta la vita in un'abbazia. Un evento particolarmente misterioso. Sembra esserci molto di più dietro questo suicidio. Qualcosa di molto oscuro. È un prete dal passato burrascoso e una novizia in procinto di prendere i voti vengono mandati dal Vaticano per indagare sull'accaduto. Non aggiungo altro, ma è scontato che i due dovranno affrontare un orrore a dir poco indicibile. Ed ecco che arriva la domanda principale, quella da un milione di dollari. Filippo, ma com'è questo The Nun? Grazie per la domanda, ti rispondo molto volentieri. The Nun è un ottimo spettacolo horror, in grado di intrattenere e di conservare un'impronta personale pur rientrando alla perfezione nel suo universo di riferimento. Molto bravi i protagonisti, Demian Bichir e Thaisa Farmiga. E molto bravo il regista Corin Hardy, che si diverte a giocare con gli ambienti, creando un'atmosfera di tensione costante. La figura della suora è ovviamente inquietante, ma non è solo ed esclusivamente su di lei che si regge il film. Abbiamo i personaggi, ma soprattutto le location. Le stanze, i corridoi oscuri che fanno da scenario a questa pellicola, che contribuiscono a creare una costante sensazione di oppressione. La storia cresce progressivamente con il passare dei minuti, raggiungendo dei picchi per certi versi assurdi nel finale, che ovviamente non vi sto a raccontare. Ma nonostante le esagerazioni, tutto funziona alla perfezione e avvicina questa pellicola ad un certo modo di fare cinema tipico del passato e tipico di registi come Mario Bava e Lucio Fulci. Cinema di atmosfera, quindi, disposto a sacrificare la linearità e la plausibilità pur di ottenere il suo risultato. Corin Hardy conosce molto bene questo tipo di cinema, ma soprattutto è un grande fan ed è possibile percepire il suo entusiasmo all'interno di ogni scena. Quindi, se cercate un horror carico di atmosfera, in grado di intrattenere e di regalarvi dei sani momenti di puro terrore, andate tranquillamente a vedere The Nun, perché non vi deluderà. Un altro tassello si aggiunge all'universo horror di The Conjuring, che a quanto pare ci accompagnerà per molto altro tempo ancora. Dal vostro Filippo è tutto. Continuate a seguire Screen Week, iscrivendovi a tutti i canali social e a quello YouTube, per altre recensioni horror.